Ciao a tutti ragazzi, sono SilverDX e in questo nuovo video siamo qui tornati su un episodio di Gran Turismo 2 Touring Cup e dobbiamo... Allora, ho scelto questa macchina, ho selezionato, ma la dobbiamo andare a cambiare. Prendiamo la nostra macchina più potente. Allora, dove cazzo era questa, forse? Sì, no, 348 HP. Questa qua? 285. Allora, io non ricordo... Se io provo a modificare quest'auto devo andare in Giappone. No, no, che cazzo è questo? Sud della città, Chevrolet America, Chevrolet. Ok. E provando, eccola qua sullo sfondo, va bene. Provo a modificarla. Non lo so, a questo prima di tutto è motore aspirato. Infatti. Perciò l'intercooler non serve un cazzo, perciò già la potenza sarà molto più bassa e ridotta. Quindi lavorazioni dei motori aspirati. Per andare su fase. Minchia. Sì, potrei andare a modificare quest'auto. Sì. Verrebbe una potenza. Sì, vorrei andare a modificare altri. Proviamo qua. Andiamo. Modifica di vetture da corsa. No, l'epicità. Quest'auto è epica. Epica, fantastico. Cioè, è troppo bella. Però. So che questa macchina. Scappa da fare schifo. No, in senso che scappa proprio tantissimo. Vado a vedere un po'. Sì, mi sto confondendo un po'. Voglio vedere il coso touring car. Questo coso qua, trofeo touring car. C'è un limite. Ecco. Un limite dovrebbe averlo anche la Liga Gran Turismo. Se noi dobbiamo andare a fare il campionato Liga d'Europa e Liga del Pacifico. Però il limite qua è 591. Allora, o ci mettiamo da parte i big money e li andiamo a spendere per potenziare quest'auto, oppure aspettiamo, vediamo se arriviamo prima in qualche gara oggi e andiamo a modificare poi la prossima vettura che vincerò sicuramente. Sì, vincerò una prossima trofeo Super Touring. Allora, oggi dobbiamo fare Laguna Seca. Partiamo subito. Inizio gara, ok. Mamma mia, questo microfono, il cavo mi sta dando fastidio. Vediamo che auto abbiamo oggi. Che auto abbiamo oggi? Oh, sempre le stesse potenze, le stesse stronzate. Abbassiamo un po' il volume. Ok, 3, 2, 1, via. Fantastico. No, perché mi fa queste laggate? Ok, non dovrebbe farle più. Ok, ok. Vediamo qua la primiera bianca che mi piace un macello. E poi c'è il modello vecchio, la primiera con la blu. Poi davanti abbiamo due auto molto potenti. No, non mi deve fare. Perché mi sta laggando? Oddio. Solo io vedo che mi lagga. Perché poi nel video lagga. Cioè, non è un po' come l'episodio di Crash Bandicoot, che quando registro non lagga una minchia. Però poi quando rivedo il video ci stanno questi cali di frame ogni tanto. Non voglio che sia così. Non deve essere così. Ah, chi sei tu? Chi sei tu? Coglione. C'hai dei modelli 3D fatti male. Vediamo qua invece l'auto che mi sbanda. Ah, dai che sto riuscendo a controllarla pian piano. Guardate, ho imparato. Sono cresciuta. No, che cazzo è successo? Laggata infernale. Oddio, non è che mi stanno a chiamare su Skype. Mi stanno a chiamare da qualche parte. Devo cercare di... No, chi sei tu? Ti sto dando la spinta. Ma perché? Perché faccio queste stronzate? Curva di merda. Qua non posso tagliare come quella di Apricorn Hill. Quella gara del precedente episodio. Non dovrei riuscire a tagliare come quella. Tagliare le curve. Sì, qua devo cercare di far bella la curva. No. Andiamo sulla terra, perché tanto qua la macchina non rallenta su questo tipo di terreno. Vai. Bellissima curva. Bellissima sto cazzo. No, non voglio perdere la gara. Ma perché dove... Beh, almeno forse. Cioè, la gara scorsa, cioè l'ultima volta che ho fatto Laguna Seca sono arrivato ultimo. Ecco. Questa volta non dovrei far cazzate. Non dovrei far cazzate. No. Ma cazzo, freni. Ma perché mi lagga? Perché mi fa queste laggate così? Perché cazzo le fai? Forse è per quello. È per quello che mi sto riuscendo male. Gira. Bravissimo. Fantasticum. Qua invece abbiamo che devo frenare, perché l'ho presa troppo larga la curva. Infatti sono uscito. Sono uscito. Allora, superiamo sto merd. Sta merda, però quello là con la macchina blu è troppo epico. Come fa a essere così veloce? Minchia, che drift! Mamma mia.
Fast and Furious Tokyo Drift. Ah no, questa è Laguna Seca, quindi Laguna Seca Drift. Levati avanti i coglioni, bravo. Ai ai ai, la schiena mi fa male. Allora, dobbiamo superare anche questo. Bellissimo. Bellissimo. No! No, ma che fai? Ma dove vai? No! Ma che cazzo fai? Madonna! Ma non mi fai... sesto! Così, alla cazzum. Esco sesto, così. No, ma che palle! Ma perché sto guidando così? Non devo guidare così io. Gira... Sì, fuori strada. Fuori strada, vai. Cioè, perché sto guidando così di merda? No, devo recuperare. Raga, non posso fare sesto per due volte consecutive su questa gara. Non devo far sesto per due volte consecutive. Dai che ce la posso fare. Dai che ce la posso fare. Sì, potrei fare una frenata del genere e andare addosso a questo, ma non ci sono riuscito, ragazzi. Non ci sono riuscita. Non ci sono riuscita. Ma non posso arrivare di nuovo sesto. Vaffanculo però, che cazzo. Cioè, sto vincendo fino a mo. Fino a poco tempo fa stavo riuscendo. No, invece no. Perché? Perché devo fare queste stronzate? Perché? Dai, per frenata di merda. Bravissimo. Sì, leggiamo gli sponsor intanto che... No, ma dove vai? Dove vai? Non... Devo concentrarmi. Perciò ogni tanto non parlerò, perché sto cercando di concentrarmi e far vedere che in realtà so guidare e non faccio finta di perdere, per prolungare la serie, perché la devo accorciare più possibile. Quindi devo guidare seriamente. Qua dovrei frenare. Qua freniamo, ok, fantasticum. Ok, ci sono riuscito. Avete visto? Avete visto? Ora ci credete che io sono bravo a guidare? Perché non ci credete? Avete visto che io sono bravo? Ci riesco? Ogni tanto c'ho il vizio di guardare dietro, così, perché ho paura che mi viene qualche altra auto addosso. Cioè, ragazzi, io la conosco meglio. La conosco benissimo quest'auto. Però non posso arrivare di nuovo sesto. Che palle, madonna. No, la prossima volta guido seriamente. No, non devo più arrivare sesto. E che palle, dai. Nemmeno il giro record ho fatto. Cioè, il giro di merda. Infatti, un giro di merda. Affanculo. Ah, 6 secondi. E la madonna. Sì, va bene, avete vinto. Ma che non posso arrivare a sesto così, come un coglione. Perdere come un coglione. Perché i coglioni perdono, ragazzi, i coglioni perdono. Invece, sì, vabbè, dai. Quanti soldi. Minchia, nemmeno sono arrivato a 60.000. Continua. Per questo ero indeciso a migliorare la potenza di quell'altra auto o migliorare la potenza di quest'auto. E quindi migliorare la stabilità e queste stronzate varie. Questa gara non devo arrivare sesto. Questa gara non devo arrivare sesto perché non posso arrivare sesto questa gara. Dai che ce la puoi fare. Accelera, accelera. Aiuto. Minchia, abbiamo un Opel verde. Una Laguna qui. Che cosa si chiama quella? Non lo so. Vai, partenza. Fantasticum. Aia. Ok, vai. Dobbiamo superare. Cioè, guardate, io li fotto. In velocità li fotto. Perché non hanno un cazzo queste auto. Non servono un cazzo. Io li fotto in velocità. No, che cos'è sta laggata? Ragazzi, è una laggata incredibile. Una laggata incredibile. Che cazzo stava laggando? Perché mi ha fatto ste laggate? Ragazzi, perché? Perché sta cosa? Cosa è? Cosa è successo? No, non potete dirmi questo. Non potete dirmi questo. Ed esco fuori così. No, che cazzo è successo? No, no, mi sta facendo delle laggate incredibili, raga. Che cazzo? Devo provare a mettere di nuovo pausa al video e vedere se qualcuno mi sta chiamando su Skype. Perché o su Skype oppure sto scaricando qualche gioco craccato da uTorrent. Oddio, ho detto giochi craccati, ora mi arresteranno. Oddio, non ho studiato la legge. Oddio, siete voi che non avete studiato la legge. Comunque, o mi sto scaricando qualcosa da uTorrent, perché non me ne sto rendendo conto. Perché Skype mi sembra di averlo chiuso. Perciò come fanno a chiamarmi? Oppure mi stanno chiamando da qualche altro sistema. Oppure si sta fottendo la RAM. Che cazzo ne so. So solo che ho fatto delle laggate incredibili. Ho nemmeno la RAM, la CPU di... Non so parlare.
Vai, superiamolo, dai, facciamo vedere che io so guidare, dai, basta fare finta. Questa gara la devo vincere per il bene della serie, per accorciarla sempre di più. Perciò, sì, qua devo fare una frenata, ok, bravo, bravo, gira. Fantastico, che curva, ragazzi, che curva fatta col joypad, incredibile, incredibile. Dove le vedete più delle curve del genere? Ragazzi, dove le vedrete più delle curve del genere? Drift. Ci sta ogni tanto. Ecco quello che mi tuzza da dietro. Mi truzza. Oh, 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 oh. È la grande sfida tra la Nissan Primera blu di Gianni Morandi e la... E la sì, c'è la faccia di Gianni Morandi da dietro. Assomiglia a Gianni Morandi. Non lo so, mi sa di Gianni Morandi quell'auto. E la Nissan Skyline di Silver DX è una sfida epica all'ultimo colpo. E Silver DX... ma che cazzo ha fatto? Silver DX si è buggato, ragazzi. E ora che va in modalità Silver DX, si mette la telecamera da sotto, cosa che non faceva da sotto, cosa che non faceva da più di due video, e cercherà di mantenere la posizione, ma non ci riuscirà. Ma perché? Perché ho fatto questa stronza? Perché prima è riuscito? Ecco che Gianni Morandi lo supera. Ecco, li sta a fianco. Ragazzi, li sta a fianco. Ho sbagliato, guardate, l'ansia. Questa è l'ansia, guardate. Mi fa venire, cioè, questa è l'ansia, la paura che venga superato mi fa sbagliare. Cioè, guardate, ragazzi. Oddio, mi sa raggiungere? Oddio, quell'auto è una merda, come fa a raggiungermi? Ma perché quello c'ha la stabilità più stabile. Cioè, avete visto? Guardate. Cioè, non riesco più a fare la curva bella come prima. Ecco, mi superano. Ecco, quello mi ha dato la spinta, grazie, ti voglio bene, ti devo un euro. Cioè, state vedendo l'ansia da pilota. Porta questo, guardate, non so più guidare. Dovrei alzare anche il volume perché lo sento basso. Anzi, non la sento proprio l'auto. Ciò. Sì, cammina. Bravissimo. Bravissimo, ragazzi, bravissimo. Ah, stavo toccando la tastiera per sbaglio. Volevo alzare il volume. Dalla tastiera io alzo il volume, ragazzi. Qua non si tratta di alzare il volume con le casse, ma dalla tastiera. Perché noi siamo professional. Allora, quello là non lo raggiungo più. E oggi non vincerò nessun auto. Sicuro. Sicuro che non vincerò niente. Perché quello là ormai mi ha fatto. Mi ha superato. E io non ce la faccio più a recuperare. Dai, io no, dai, però. Dai, c'ho la possibilità. Ecco che si è buggato. C'avevi la possibilità di superarlo. Silver DX, non ce l'hai fatta. Fai proprio schifo a guidare. Fai proprio schifo, Silver DX. Non riuscirai mai a superare. Dai, ce la puoi fare. Dammi un altro cazzo di giro. Porca madonna. Porca miseria. A cazzo proprio ha vinto quello. Cazzo proprio ha vinto. Ha vinto alla cazzum proprio. Ah, madonna. Ah, GTS 25T si chiama quest'auto. Quindi non lo sapevo, guardate. 7000. Beh, vai, siamo arrivati a una grande somma. Cioè, dai, ragazzi. È questo che conta. Non conta vincere. Conta stravincere, ragazzi. Qua bisogna fare il culo. Perché mi stanno... Beh, almeno sono arrivato secondo rispetto al sesto della volta precedente. Cioè, ok, questa gara devo riuscire per forza. Cioè, non posso failare così. Non posso failare così. Cioè, questa gara devo riuscire per forza. Dai che ce la puoi fare. Me lo sento che ce la puoi fare. Dai che ce la puoi fare. Ok, perché mi fa queste laggate? Perché? Perché? Perché mi laghi così? Uno. Via. Ecco, vediamo la Peugeot 406 lì dinanzi a me. E invece vediamo avanti ancora la Nissan Primera di Gianni Morandi. Mentre invece vediamo la Nissan Primera di qualcun altro. Quella bianca, questa qua. Più bella, più figa. Vedete, è lui che se ne andava, sbatteva addosso di me. Io stavo camminando dritto. Perciò è colpa sua, Madonna, mi fa laggate come prima. Mi fai fare solo figure di merda. Perché poi pensano che io non abbia un computer da gaming. Perciò, per piacere, non mi fa laggate del cazzo. Ford, scritte giapponesi random. Ma non avevo visto la curva per guardare gli sponsor. Beh, dai, bella, c'è un carrello. La macchina di Gianni Morandi mi supera sempre così. Proprio, e basta spingere. Ma possibile che non ti sposti? Quest'auto qui di merda. Devo cercare di riuscirci.
Dai, che ce la posso fare. Non posso far figure di merda. Ah, che bella accelerazione di merda. Basta dire merda. Devo cercare di passare dinanzi a codesto. Perché lui c'è la macchina di Gianni Morandi. Si assomiglia a Gianni Morandi, ragazzi. Quella è la macchina di Gianni Morandi. Sentite a me, è la macchina di Gianni Morandi. Questo, si sa che questo video lo chiamerò la macchina di Gianni Morandi. Lo intitolerò la macchina di Gianni Morandi. Perché... Allora, intanto leggiamo gli sponsor. Però l'ultima volta che ho letto gli sponsor mi sono trovato male. Però dai, Pirelli, Shell, Firestone. Qua devo frenare? No. Ho lasciato l'acceleratore per dare un'accelerazione più determinata a questa curva. Ecco qui. Ora dovrei... Ora ho sbagliato. No, 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 invece ho fatto bene perché mi sono frenato col guardrail. E ora dovrei cercare di reggermi, sì, reggi rock. Quando vediamo una Ford, scritto giapponesi, è frenata. Ma perché? La curva è sempre più lontano. Non sembra proprio vicino, raga. Senti, non posso arrivare di nuovo secondo solo perché quello con la macchina di Gianni Morandi mi fotte. O me la devo comprare pure io la macchina di Gianni Morandi. Cioè no, non si può. Non si può. O mi devo comprare pure io la macchina. Anche io mi devo comprare la macchina di Gianni Morandi. Un onore a lui. No, me la compro pure per sfizio. Forse a fine della serie me la comprerò, dai. Per vedere un po' come ci si sente con la macchina di Gianni Morandi. Pensare che all'inizio, invece di scegliere quella blu che sceglieva all'inizio, la Nissan Silvia S15, che cazzo era, S13, che cazzo, vabbè, quella che era Ira, potevo scegliere proprio quella là e farla livellare così tanto. Però non mi è mai piaciuta, sinceramente, come auto. Però la minchia, non mi è mai piaciuta, basta. Vediamo che sale sul marciapiede, ragazzi. Freestyle. Accelerazione. Dammi un altro giro e ti supero. Dammi un altro giro e ti supero, Gianni Morandi. Dammi un altro giro. No, no, un altro giro ancora. No, il terzo. Quattro giri devono essere. Quell'auto di merda, di Gianni merda lì. Che cazzo è? Dai. Dai che ce la puoi fare. Quell'auto lezza di merda. Lezzo. Sudicio, penzola. Penzola quell'auto di Gianni Morandi. No! Perdo secondi così. Perché mi fa ste frenate del cazzo? È quello che mi raggiunge. Ecco che vado a sbattere, ragazzi. Vado a sbattere perché ho dovuto terminare, fermare. Allora, questa volta freno subito. Mi spingono. Sì, vabbè, dai, oh, vinciamo sempre così, cioè. Oh, vabbè, ma che rompimento di coglioni, però. Madonna, la Madonna, però. Che schifo. Schifo da magna. Schifo di macchina, però, dai, che cazzo. Vaffanculo, va. Cioè a cazzo proprio devo perdere io. Ma ci rendiamo conto? Cioè proprio a cazzo proprio devo perdere. Poi dici che uno non deve mandare a fanculo tutto. Ma come cazzo si fa? Per quella merda che sei venuto addosso a me, quel figlio di troia, puttana di tua madre. Oh, che cazzo devo fare più? Che cazzo, ho perso un video a cazzo. Io dovrei ora cancellare il video e rifare da capo, tanto non c'è il salvataggio automatico. Ma che cazzo devo fare? Che cazzo devo fare? No, lo carico lo stesso sto video. Per farvi vedere quanto cazzo è difficile. No, che buchi di te, che c'è chi dice ancora che sia facile. È vero, sì, Gran Turismo è un gioco di merda. Questo è un gioco di merda, uno dei più brutti giochi sulla faccia della terra. Questo è vero, però... cazzo. È difficile. Ma va a fanculo, va. Andata tutta a fanculo, macchine di merda. Io che sono andato pure a fare sto campionato del cazzo. Va a fanculo, va. Ma se ne andassero tutti a quel paese, vaffanculo alle auto, vaffanculo a questo, vaffanculo a questo. Sì, sì, hai ragione, dai, dammi il bonus di merda, dai, sì, vai. Tutto perché, madonna. Nervoso mi fa venire, io ho dovuto mettere pausa al video, mettere pausa al gioco per rispondere a quella cogliona di mia sorella che era entrata in camera. Sì, perché io ho una sorella. Ho dovuto rispondere a lei, a dirle che non potevo darle Pokémon X col Nintendo 2DS. E lei si è incazzata, se n'è andata. Ma dassa a fanculo, va. Beh, io concludo questa miniserie. Sì, concludo qui questa miniserie. Ve lo spiegherò nel prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi. Ciao, va a fanculo.